Elogio breve alla pastiera di Francesco Andoli. La pastiera napoletana, tra i nostri dolci tipici, è la sola che conserva ancora una dimensione puramente casalinga. Sia chiaro, non che le pasticcerie in città non sappiano farla a regola d'arte, ma la pastiera, quella vera, va fatta in casa. Punto e basta. E badate bene, nessuna pastiera è mai uguale a un'altra. Alta, bassa, grano passato a metà o per intero, umida o assai zuccosa, più o meno profumata di acqua millefiori, con o senza crema pasticcera, pettola sottile oppure più spessa, ricotta fine o più granulosa, uova prese dal salumiere o direttamente da sotto alla gallina allevata dall'ultimo contadino rimasta ai camaldoli. La pastiera, diciamolo una volta per tutte, non mette d'accordo nessuno. Getta scompiglio. Crea zizzania, genera competizione, innesca una sorta di guerra civile partenopea. Il motivo? Ogni famiglia è straconvinta di essere depositaria e custode della suprema formula, della ricetta per eccellenza. Una ricetta che solitamente si tramanda da generazione in generazione ed è stata annotata in bella grafia nel tardo medioevo su di un quaderno senza copertina i cui fogli ingialliti si tengono ancora insieme con la sputazza. Oh, ma straconvinta che più straconvinta proprio non si può. La ricetta di mamma, quella della nonna, quella era bisnonna, quella era vicina in casa di quando abitavamo chissà dove, quella era guardaporta, quella della sorella, della nipote, dell'amica di testa morta. Immancabile poi. È la ricetta dello zio che ha fatto il pasticcere da Scaturchio. Ogni napoletano che si rispetti, per qualche misterioso motivo, ha uno zio che faceva il pasticcere da Scaturchio e ha trafugato nel suo leggendario laboratorio la ricetta segretissima. Talmente segreta che la sanno tutto quanto, tranne i titolari della pasticceria Scaturchio. E poi di pastiera in casa non se ne prepara mai una sola. Si cucinano pastiere da regalare a chiunque. Tutti scambiano pastiere con tutti in modo compulsivo, al punto che in questo turbinio di pastiere che vanno annanzi a rete, alcune tornano persino indietro, sotto forma di dono a chi quella pastiera l'aveva preparata giorni prima ed è talmente sicuro e padrone della sua ricetta che se la mangia senza accorgersi che si tratta proprio della sua, arrivando persino ad esclamare: «Ah boh, non pazziamo! Io faccio 100.000 volte meglio!» Fatidico, infine, è il momento dell'apertura, il taglio della prima fetta a cui fa seguito l'assaggio. Lì è la famiglia stessa che implode. La guerra civile si trasferisce tra le mura domestiche. «Wow, è venuta perfetta!» «No, era meglio l'anno scorso!» «Non dice le stronzate, era meglio 3 anni fa!» «E colpe chi l'usci faccetti furno! L'anno prossimo verrà un capolavoro!» Tutto ciò fino a quando non si leva alta una voce, la solita voce, che perentoria nella sua infinita saggezza esclama: «Ma come la foto? Magnate è stata vasita!»